Dalle 22 di sabato 19 marzo alle 6 di lunedì 4 aprile, quindi per due settimane, torneranno a fermarsi le linee produttive dell'Agnesi d'Imperia. Il nuovo stop della produzione, che rientra in quelli già programmati nel corso degli accordi con i sindacati per la ristrutturazione aziendale, è stato comunicato ufficialmente ai lavoratori nella serata di ieri. Nel frattempo proseguono le trattative con il gruppo Colussi per cercare di scongiurare la fine della produzione della pasta d'Imperia, già annunciata per il dicembre di quest'anno. Dalla Regione gli assessori Edoardo Rixi e Gianni Berrino hanno fatto sapere di voler convocare un nuovo tavolo di confronto direttamente con Angelo Colussi ed in seguito tornare ad incontrare le delegazioni sindacali dei lavoratori. La data del primo incontro non è stata ancora fissata, mentre entro metà aprile dovrebbe tenersi la riunione fra dirigenza della Colussi e sindacalisti dei lavoratori imperiesi, già programmata in linea di massima. In quella sede i vertici di Colussi dovrebbero illustrare ulteriormente le loro intenzioni circa il futuro del pastificio imperiese e l'eventuale procedura e tempistica per il trasferimento della produzione di pasta nell'impianto piemontese di Fossano.